Monsieur Vincenzo Bellini a obtenu une commande du théâtre de l'Opéra de Paris. Ainsi, les Français se feront pardonner leur volatilité. Je crains en effet qu'ils se fatigueront bientôt de la monarchie constitutionnelle, comme ils se sont fatigués de la monarchie absolue. Et puis de la République sous toutes ses formes, et puis de l'Empire, et puis à nouveau de la monarchie. Mais maintenant, on va écouter la musique de notre ami. Io non credo in questa spedizione. Ma cercherò comunque di farvi conoscere qualcuno che possa aiutarvi. E non per compiacere Mazzini, che non fa che dire cattiverie sul mio conto. Ma per la passione che leggo nei vostri occhi. Venite. Adesso vi presento il Marchese Rosales. Sabes muchas cosas vos, ¿no? Debes saber también lo de su enfermedad. ¿Qué enfermedad? Podría darte definiciones muy difíciles, pero llámalo cáncer. Ya había algunas sospechas con los estudios después del primer aborto. ¿El primero? Pero sí está bien. Ni siquiera toma medicamentos. Es un tipo de enfermedad que tiene una larga fase asintomática. Los nódulos linfáticos se están agrandando. ¿Se va a morir? Los leucocitos T aumentan cada vez más. Eso no ahora, hace dos meses cuando... Te pregunté si se va a morir. Depende. ¿De qué depende? Yo vine a buscarla para llevarla a Ginebra. Pero evidentemente... ¿Puedes conservarla? ¿Y tú no hai mai pensato di fare il registro? No. Non mi piace dire agli altri quello che devono fare. Mi piace farlo. A me del mestiere dell'attore piace il rapporto tra corpo e mente. Perché ridi? Sei sempre esagerato. In realtà forse non controlliamo proprio niente. Facciamo delle cose ma non sappiamo neanche quello che facciamo. Eh sì. È l'istinto che comanda. Non c'è nient'altro, va bene. Tieni, tieni, finisci questo. Fai tardi alla festa, ti chiamo un taxi. Non troverai mai un taxi. È quasi mezzanotte. Ciao, Sally. Paolo. Ciao. Ciao. Aspettavi qualcuno? No, no. Il punto è questo, è che Maria c'è, è nella tua vita, la ami, la stai per sposare. Non puoi mica mollare tutto così adesso. Scusa. Antonio, sì, senti, ripassi tra 10 minuti, sto facendo la ceretta. Mi spiace, dai, ciao. Niente raccolta del vetro. Di domenica? Guarda, sono tremendi qua, non fai in tempo a buttare una bottiglia, portano via.
Perché oggi? Hanno visto, devono avermi visto, perché? Sì? Maria? Sì, sì, sali. Ciao, ti devo parlare. Maria, vieni in cucina perché faccio un caffè. Una birretta? Sì, stavo bevendo io. Grazie. Ma c'è qualcuno di là? No. No, no. C'è la raccolta del vetro. Di domenica. Mi accompagni? Ecco. Devo capire perché non trovo mai il rossetto quando le cerco. Antonio. Ma come è vestito? Antonio! Antonio! Niente, vero? Dura, eh? Tanto gli uomini sono tutti degli scassacazzi. Difatti. Non sei di Roma? No, vengo da Giovinazzo, vicino al Pari. E come ti trovi? Bene. Cioè, anche se sono arrivata l'altro ieri e non ho ancora visto niente. Allora, se vuoi, mi chiami e io ti porto un po' in giro. È il mio numero. E non ti mettere troppa matita, che hai già gli occhi belli. Ma è possibile che nessuno ti ha ancora aperto gli occhi? Perché lo devo fare io? Ma cosa? Lui non è mio padre. Ma lui chi? Il babbo. Il babbo non è il babbo? Ma che c'entra il babbo? È sempre il babbo. Il fatto è che non è il mio babbo. Ma che senso? No, no, è l'unico senso possibile, che non mi ha fatta lui. Non sono figlia sua. E tu di chi sei figlia te? Dello zio Duccio. No, come dello zio Duccio? E te come fai a saperlo? Me l'ha detto la mamma 3 mesi fa, quando gli ho detto che mi sposa. E mamma? E babbo lo sa? Quale babbo? Vabbè, certo, tanto lo sanno tutti e due. It's not the way you smile that breaks my heart. It's not the way you kiss that tears me apart.